In Thailandia, nella zona montuosa, all'ingresso di un'enorme grotta, statue dorate di Buddha sembrano fare la guardia. Il sentiero all'interno della grotta è pericoloso e può essere percorso solo insieme a guide esperte. Per loro, che da anni svolgono questa attività, è una normale escursione all'interno del santuario di roccia di Chiang Dao. Per arrivare ai fiumi sotterranei bisogna percorrere un tratto sul quale le rocce sporgenti e il terreno scivoloso impediscono di procedere rapidamente. Questa grotta non rappresenta soltanto un luogo turistico. Qui risiede la ricchezza della Thailandia, l'acqua. Questa fonte nascosta da statue di Buddha e rocce di calcare è una delle tante fonti di vita della Thailandia. Poco distante dalla grotta, un ponte sospeso porta in un campo di elefanti. L'attraversamento delle verdi acque del fiume Ping costituisce la ginnastica mattutina dei giovani elefanti. Nelle regioni montuose, gli elefanti sono ancora oggi più utili delle macchine. La loro forza lavoro è indispensabile sui terreni scoscesi. Un elefante che non abbia fatto il bagno non lavora volentieri. I pachidermi si fanno fare la doccia per circa un quarto d'ora. Poi, per loro, inizia una dura giornata di lavoro. Gli elefanti trasportano grossi tronchi d'albero fino al fiume. In questa zona, gli elefanti rappresentano l'unica fonte di sussistenza per gli abitanti del luogo. Nel dodicesimo mese dell'anno thailandese, alla fine del periodo delle piogge, in genere verso i primi di novembre, gli abitanti dei fiumi preparano una festa in onore della dea delle acque. La tradizione vuole che ogni thailandese prepari una piccola imbarcazione fatta con delle foglie di banano, ornata di candeline e fiori profumati. Per costruire le piccole barche, i thailandesi si attengono strettamente alla tradizione. In Thailandia è stata la popolazione rurale a riuscire a conservare in gran parte l'originalità di questa festa con tutti i suoi antichi riti. In origine, la festa dedicata alla dea delle acque era esclusivamente religiosa. Poi, con il passare del tempo, si è andata sempre più trasformando in festa popolare. Solo gli anziani hanno conservato la tradizione secondo la quale le piccole imbarcazioni sul fiume servono per conquistare la protezione della dea delle acque. Quando fa buio, i fiumi della Thailandia assumono un aspetto magico. Desideri e speranze accompagnano questa catena di luci multicolori
che si muove sul fiume danzando e riflettendosi tra le sue acque. Per i thailandesi il riso è l'alimento base, ma è anche il principale prodotto di esportazione. Un importante elemento per la produzione del riso è costituito dal fertile fango che i grandi fiumi portano sui campi. Una rete artificiale di irrigazione consente di fare 2 raccolti l'anno. Il lavoro sui campi di riso è duro, ma permette alla gente del posto di sopravvivere. Nei mesi estivi, quando è finito il periodo della raccolta del riso, i coltivatori si trasformano in pescatori. Che si tratti di comunicazioni, di cultura, di riso o di pesca, i thailandesi vivono di acqua. La popolazione rurale continua ancora oggi a condurre una vita riservata. Gli avvenimenti politici della lontana Bangkok la interessano poco. Molto più importante per loro è mantenere la tradizionale vita familiare contadina. Da essa traggono il proprio benessere e, da secoli, la pace dei loro villaggi. Anche il più piccolo dei corsi d'acqua continua ad offrire pesci in abbondanza. Quello che non viene mangiato subito viene messo ad essiccare. Verso sud, attraversando la piana del Menam, sulle sponde del fiume Nan, si trova una vera e propria città galleggiante. Qui hanno trovato una casa ben 10.000 persone. In questa zona vengono fabbricate le tipiche piccole imbarcazioni di legno che continuano a trasportare sulle idrovie della Thailandia 8 milioni di tonnellate di merci l'anno. Almeno una volta l'anno le imbarcazioni vengono portate a terra, messe su cavalletti e revisionate. I proprietari delle imbarcazioni si aiutano tra di loro per riuscire a riparare il più rapidamente possibile le proprie barche.
Nella valle di Nakhonsawan, la statua di Buddha alta 20 metri, con la mano benedicente, non ha lo sguardo rivolto verso est, come avviene in genere, bensì verso nord, verso la confluenza dei fiumi Ping e Nan. In questo punto ha inizio il Chao Phraya, il fiume dei re. La storia della Thailandia nei secoli passati è stata legata in maniera particolare a questo fiume. Ancora oggi il grande corso d'acqua non ha perso nulla della sua importanza, perciò il suo soprannome continua giustamente ad esistere. Chao Phraya, il fiume reale. A metà del XIV secolo sorse sulle rive del Chao Phraya il potente regno di Ayutthaya. Visitando le rovine dell'antica città è difficile immaginare che nel momento del suo massimo splendore, nel XVII secolo, Ayutthaya fosse considerata una delle città più belle e più sontuose del mondo. Con più di 1 milione di abitanti, Ayutthaya era all'epoca più grande di Londra e di Parigi. Il periodo di gloria della città, più di 400 anni, terminò con la terribile aggressione dei birmani che saccheggiarono e devastarono la città d'oro. Oggi, sul Chao Phraya, si svolgono le gare nautiche reali di Ayutthaya. Ecco, è iniziata la gara finale. Gli uomini a bordo delle imbarcazioni si danno un grande affare e remano con tutte le loro forze per conquistare onore e gloria. Cento anni fa non erano i cittadini comuni, ma i principi e gli alti funzionari a prendere posto nelle imbarcazioni. Queste gare nautiche con enormi squadre sono tra l'altro un tipico sport thailandese. Thank you.
La prestigiosa eredità della città d'oro di Ayutthaya non è stata ancora portata completamente alla luce. Per i monaci che vivono nelle vicinanze, le mura fortificate rappresentano un luogo ideale per meditare indisturbati. I templi ornati con eccessivo sfarzo, i palazzi riccamente decorati, costituiscono una testimonianza dell'alto livello artistico di questa città. Con i suoi taxi sull'acqua, il fiume Chao Phraya costituisce l'unica via di comunicazione non intasata nella grande area di Bangkok. Il 90% delle auto registrate in tutto il paese circolano a Bangkok e trasformano le strade in un caos difficilmente districabile. Circa un thailandese su 10 vive oggi nella metropoli. Con i suoi 7 milioni di abitanti, Bangkok fa parte dei principali agglomerati urbani del mondo. Questa grande città raccoglie in sé l'antico e il moderno. Tutto sembra essere finito insieme casualmente. Tuttavia, sono proprio le contrapposizioni di epoche a trasmettere alla città un'atmosfera inconfondibile. La decisione di fare di Bangkok la nuova capitale dopo Ayutthaya venne presa per motivi militari. Il fiume Chao Phraya venne considerato come una barriera naturale contro i birmani. La ex capitale, Ayutthaya, fu usata come modello per la costruzione dei nuovi palazzi reali. I grossi complessi alberghieri sulle rive del Chao Phraya sono il risultato di un flusso turistico straordinariamente forte. Alla foce del Chao Phraya si trova una statua di Buddha che sorride in modo misterioso. La Thailandia è il paese del buddismo. Il computo del tempo è iniziato in Thailandia a partire dalla morte di Buddha, cioè dal 543 a.C. Fa parte dell'esperienza di vita di quasi tutti i thailandesi passare alcune settimane nei conventi buddisti. Questo periodo viene dedicato al rinnovamento dello spirito e alla cura della tradizione. Con la meditazione, il buddista lascia dietro di sé le distrazioni e si raccoglie su ciò che è essenziale. In questo modo trova la fonte di una nuova energia.
Questo edificio, con le torri bruno arancioni, ha la forma di una nave. La poppa, con le sirene, i tetti incastrati l'uno nell'altro come un carico astratto, e le torri come ponti stilizzati, formano una delle costruzioni più insolite del sud della Thailandia. Rua Sampao, la nave di pietra. Questo misterioso edificio è un convento ed è stato eretto al ricordo di una nave naufragata circa 70 anni fa. I fiumi in Thailandia offrono un luogo dove vivere, rendono fertili i terreni, formano barriere naturali di difesa militare, sono luoghi per manifestazioni sportive e creano valide alternative al trasporto delle merci. I fiumi fanno vivere la Thailandia. I thailandesi, dice un monaco, sono come i loro fiumi. Ognuno ha una propria strada, ma tutti hanno una meta comune. Per trovare le tracce più remote della coltivazione del riso bisogna andare in Thailandia. Abbandonando i sentieri percorsi dal turismo di massa, ci spostiamo verso una regione montuosa nella parte nord-occidentale della Thailandia. Lì, sottoterra, in un posto chiamato la Caverna degli Spettri, sono state scoperte quelle che sembrano le più antiche tracce del riso. Questa caverna si trova a ben 1000 chilometri di distanza da Bangkok e nessuno ci capita per caso, perché la strada è buona solo per un certo tratto. Le foreste delle montagne sono selvagge e certo non invitanti. Qui non si va più avanti in macchina, dobbiamo quindi prepararci ad affrontare una lunga camminata portando con noi tutta l'attrezzatura. In compagnia dei portatori, di guide del luogo e di un archeologo thailandese, ci facciamo strada nella fitta boscaglia. Ancora non immaginiamo quanto sarà dura questa camminata attraverso la giungla. Prima di raggiungere la caverna, dobbiamo superare un ultimo ostacolo. Giunti all'ingresso della caverna, ci sentiamo emozionati. Siamo curiosi di sapere che cosa troveremo. Milioni di pipistrelli e di rondini si spaventano quando entriamo. La caverna di pietra calcarea si apre dinanzi a noi con un'infinità di gallerie e sale. Le sale sono separate da grandi colonne. Di recente sono state scoperte in questo posto tracce antichissime.
Grazie a dei rilievi è stato accertato che la caverna veniva utilizzata dall'uomo già 12.000 anni fa e già 9.000 anni fa portarono qui del riso selvatico. Un fatto sensazionale. Forse si dovrebbero cercare in Thailandia le origini della coltivazione del riso e non, come si pensava prima, in Cina oppure in India. Un'ulteriore sorpresa sono queste piroghe. L'archeologo le misura. Sono lunghe 4 metri e 30 e larghe 60 centimetri e tutte indicano la direzione est-ovest. Come saranno arrivate queste imbarcazioni su queste montagne? Per quale motivo saranno state portate nel profondo della caverna? Evidentemente la caverna è stata utilizzata per diversi millenni come luogo di sepoltura. Gli uomini che venivano qui mettevano i loro morti in queste barche. Comunque dovevano venire da una regione di mare oppure fluviale, perché in questa zona non ci sono acque navigabili. Chi erano questi uomini che hanno seppellito i loro morti per millenni nella caverna degli spettri? Non lo sappiamo. In un laboratorio tedesco abbiamo fatto datare un pezzo di una di queste barche. Risultato? 2000 anni. L'archeologo che ci accompagna crede che i discendenti di questi uomini siano il misterioso popolo chiamato gli spettri delle foglie gialle. Decidiamo di andare alla ricerca di questi uomini. Dopo alcuni chilometri il corso d'acqua si calma e all'improvviso sentiamo delle voci. Ed ecco che vediamo le tipiche capanne degli spettri delle foglie gialle. Devono il loro nome al fatto che rimangono in un posto solo fino a quando diventano gialle le foglie delle loro capanne, dopodiché si spostano verso un altro territorio. Ci osservano silenziosamente. Abbiamo portato un maiale, del sale e del riso in regalo, perché solo raramente questi abitanti della giungla cacciano gli animali e il sale è per loro indispensabile. Se accetteranno i nostri regali, non ci rifiuteranno. Hanno accettato i doni e cotto il maiale. Durante il pasto gli uomini si siedono su un lato, mentre le donne e i bambini sul lato opposto. Subito dopo mangiato, sistemano in alcuni cesti le loro poche cose e lasciano l'accampamento dirigendosi verso la giungla. Essi devono lasciare molto presto il posto dove è stato ucciso un animale, perché lo spirito dell'animale potrebbe vendicarsi. È comunque destinato a rimanere un mistero come mai questo popolo sia riuscito a sopravvivere fino ai giorni nostri senza conoscere l'uso delle armi di qualsiasi tipo.